io non faccio film italiani, questo film infatti è un film che è americano, cioè nel senso è proprio anche la location è americana, perché nonostante sia girato a Prato esiste una foresta che nel 1950, grazie al piano Marshall in cui gli americani aiutarono gli italiani, il governo italiano gli fu donato una miriade di piccoli alberi dell'Oregon che servivano perché, perché c'era d'inverno a Montepiano, per cui gli alberi crescevano altissimi e molto velocemente. Per cui ci siamo trovati noi in un territorio a Montepiano sopra Prato con degli alberi dell'Oregon Pine, che è un albero, un tipo di abete, di pino, che cresce fino a 60 metri lineare, ma è una foresta che è del tutto innaturale in Italia. Fatto sta che per annaffiare questi alberi che poi servivano ai falegnami per tagliare la legna, per poi fare il carbone, per poi riscaldare le case, è stato creato un lago artificiale, proprio all'americana, dalla serie quello che si dice a Prato, sono nato a Prato, il che ci va ci vuole. Per cui c'è in mezzo a questo bosco, questo bosco toscano e italiano di alberi autoctoni, c'è questa foresta, e sono diversi ettari, di alberi dell'Oregon, per cui è come essere in Oregon. E lì è nata un'idea di girare in Oregon pur essendo a Prato.